Abbiamo in diretta la discendente diretta di Federico II, ultimo re di Sicilia e di Gerusalemme, Seir Yasmin. Buonasera, principessa. Sono Jasmine. Ciao Sicilia. Vi abbraccio tutti, mi scuso per non essere presente. Sono Allora. amareggiata e chiedo venia e perdono ai miei diletti figli. Presto sarò da voi. Allora, Posso parlare? sì, prego. Allora, io volevo ringraziarvi per questa telefonata che un po' lenisce il mio dispiacere di non essere tra voi. Volevo dire allora, buonasera Sicilia, e in tempo di frontiere nuove voglio lanciare la mia liana, quale vero ponte storico su cui far transitare l'utopia della sovranità della Sicilia per farsi storia. La mia liana vorrei che fosse l'arco di una nuova alleanza tra la colonna della forza del diritto e la stabilità, si dice normalmente fortis et boas. Vorrei la certezza della pace in questo mio discorso che è un annuncio di futuro. I miei diletti figli della Svevo Sicenafonte, non so se vi piace questo conio che è veramente dettato dall'amore ed è auspicabile che insieme possiamo veramente diventare operai della pace e spero anche della non violenza, lontano dal sopruso e dallo sfruttamento. Non è improprio dire che la Sicilia ha subito e subisce ancora la lobotomia storica che impedisce la realizzazione del suo vero destino, che è la sovranità, l'autonomia, la libertà, attributi e condizioni naturali, necessari, ma anche del DNA dei tutti i siciliani e della loro vera identità. Noi, Yasmin, della Sveva Sicenafonte, non abbiamo alcun monito o consiglio da dare ai siciliani, nemmeno un invito, se non ricordare che è giunta l'ora in cui Federico II vuol fargli suonare il martello di Thor per ridestare dal letargo l'araba fenice della Svevo Sicenafonte, la Sicania. E quindi la mia è una proposta provocatoria, stimolante, eversiva direi, e come tutte le questioni eversive sono ribelli e piene di verità e danno qualcosa di cristiano, di provocatorio. Noi vogliamo costringere la controparte a manifestare la sua opposizione alla nostra logicità e certezza del diritto delle nostre pretese. Un Principessa invito. Yasmin, lei ha chiesto all'UNESCO che la Sicilia sia riconosciuta tutta nella sua interezza patrimonio dell'umanità. Credo sia stato non una strategia, ma una riconsiderazione, una stigmatizzazione della sua extraterritorialità. Un bene quindi che appartiene all'ONU, all'UNESCO e a tutte le grandi organizzazioni e che realizza la sua essenza di aquila tricipite, la terza testa che guarda Gerusalemme. Solo che la Sicilia, la nostra diletta Sicania, è il tempio della Gerusalemme celeste, dove noi dobbiamo combattere con armi celestiali, ma con la chiarezza e la certezza che l'arma del diritto e del potere della storia ci renderà vincitori. Lo dico con serenità, con naturalezza. Ecco perché sono un po' ostile al si tiene in piazza, poiché hanno fatto la loro epoca in un mondo in cui siamo lobotomizzati dai mass media e dove il dissenso non ha più diritto di cittadinanza. Principessa Forse Yasmin, abbiamo. Sì? io ho una domanda. Essere la discendente diretta di Federico II, ultimo re di Sicilia e di Gerusalemme, colui che ha portato la Sacra Sindone dalla terra di Gerusalemme in Italia, per
Che significato ha per lei questa grande tradizione di fede? Anche perché qui alla mia sinistra ho il vescovo di Noto, Monsignor Staglianò. Io posso solo dire, saluto il vescovo, vorrei dire che oggi più che mai la Chiesa è il vero il messaggio di Federico II. Io sono commossa della presenza del vescovo, poiché il mio operare è solo cristianesimo vivente e operante, e per me aver avuto il privilegio di essere operaia del Signore, ma operaia nel senso proprio di serva di servi del Signore, è una missione, ma per me è naturale come respirare, e con gioiosa passione mi avvio a questo viatico meraviglioso che è sentirsi serva di servi del Signore. Direi che da piccola mi hanno insegnato, mio padre soprattutto e mia madre, mi hanno insegnato a pregare 3 volte al giorno, a dire il rosario, quindi questo rosario snocciola le mie ore, i miei minuti, io credo e parlo con Dio minuto per minuto, ora per ora, come il mio respiro. E mi auguro che lo Spirito Paraclito illumini i miei giorni, i miei sentimenti e la mia vocazione, direi. Non ho regni da rivendicare se non la Gerusalemme celeste, le armi celestiali che oggi sono la capacità di disciplinare e di difendere il cristianesimo vivente. Oggi più che mai io invoco tutti i cristiani, gli uomini di buona volontà, di difendere il messaggio cristiano, pur essendo e ritenendomi sovrana multiculturale e multireligiosa, io sento che però il vaso del Graal, il miele medicamentoso di Cristo, sia un messaggio irrinunciabile, la vera lampada del futuro. Principessa, noi ci vedremo presto e quindi avremo modo di parlare. Io la faccio salutare dalla vicaria per la Sicilia, la dottoressa Claudia Gambuzza. Oui, je remercie madame Claudia, elle est très gentille et très disponibile. La ringrazio, so che è nata a Bruxelles e che comunque è un punto storico metaforico tra le convenzioni internazionali e di Bruxelles, poiché nel nostro sangue c'è anche la forza delle costituzioni federiciane, ma anche delle convenzioni internazionali. Nessuno potrà dire che siamo deboli di leggi o poco forti nel diritto. Quindi forza Sicilia, now we are free, noi siamo liberi. Ma la vera libertà è affrancarci dalla violenza, dalla mancanza di giustizia, di libertà e soprattutto lottare per i diritti umani, è la vera conquista. A presto principessa, ci vedremo presto, grazie.